Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Gabriele, che fai con questa voce così moscia? Minestrina e pigiamino. Ci abbiamo avuto un momento di radio. Sei accoccolato? No, ma molto toccante. È intervenuto da noi quel ragazzo, no? Che saprei bene la storia dell'ATAC che hanno sospeso. Certo, Christian. Certo. È intervenuto e insomma, ha molto toccato il discorso perché lo sento molto mio. Capisco. Posso capire. Vai. Riccardo? Sì. Ma mo era una sensazione, un ragionamento. Perché ieri sera tutti i siti, Riccardo Angelini. No, ieri ho specificato, ben non avrei mai chiesto la linea, non entravo dentro la trasmissione di Madeddu e Lagadoni per fare il piacione, cioè, avevo proprio saputo, ma soprattutto sai perché mi interessava Mimmo? Perché ieri davvero a un certo momento si percepiva, sembrava che fosse Dzeko, più che impaziente addirittura spazientito, invece il fatto che la Roma continuasse o avesse ripreso c'era anche un film, è vero Gabriele, il paziente inglese, giusto? Sì. Come no? Sai chi era l'attore? Lei è Christine Scott Thomas. Ah, ecco. Lui ce lo so, ma non mi viene in mente. Vabbè, fai niente. Però ce lo so. Ralph qualche cosa. Finney. Ricca, possiamo stare tranquilli. Sono quindi, due fratelli. No, Mimmo, mica ho detto che ha firmato. Ah, oh, vabbè, dai. Ma insomma... Però, Ami, te non mi convinci a me. Ancora non sei convinto? No, tu non mi convinci. Io non te convinco. Tu sei un po' rudi. Se conosciamo da un sacco apposta, è proprio per questo. Ah. Allora, no. Se tu mi dici potemo stare tranquilli, io lo chiedo, Ricca. No, calamitato l'attenzione generale, vero? Amici, abbiamo un anno di differenza. Non è che secondo me tu me vuoi scampanare. No, assolutamente. Allora, io do domanda a te. Famo così, aspetta. Buongiorno Mimmo Ferretti. Buongiorno Mimmo Ferretti, il messaggero. Ami. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Posso stare tranquillo? Dipende, Riccardo. Che io poi. Che cosa vuoi stare Ami, tranquillo? Perché però, te lo chiedevo io. Ah, sì, me lo ricordo perché te lo chiedevo. Ami, posso stare tranquillo, te lo ricordi? Sono in massa che non me lo ricordo. Sì. E io immancabilmente dicevo, Riccardo, sì, sta tranquillo. Ma però sono tranquillo. Fatto pure una bella fine. No, il problema è la soluzione del giallo, diciamo, che è sempre la solita. Se non è Dzeko, chi è? Quindi è Dzeko. Beh, io ieri ho fatto una marea di telefonate mie. A un certo momento siamo arrivati anche al signore, quello che parla un italiano un po' stentato. Non io personalmente. Tanti, pure fanno radio, tanti che parlano italiano un po' stentato. Anche in TV. Non io personalmente, ma insomma nel giro di telefonate c'era questa nostra amica di calciomercato.it il signor Mino. La direttrice, salutiamo. Sì, il signor Raiola gli ha detto, è una grande cavolata. Signor Raiola, Mino Raiola, il settaro di Arlo. È una grande cavolata. Perché una grande cavolata che la Roma prende Dzeko o che la Roma prende Ibrahimovic? Che prende Ibrahimovic. Ma scusa Ricca, ma che te deve dire? Pure se qualora fosse vero. Lo sai che Mino Raiola è il vero sconfitto di questo calcio mercato? Manca un'operazione, Niente, no, cioè, ha fatto qualcosina, ha fatto Romero, ha fatto Kishna, aiutami Gabriele a dire qualcuno magari che mi scordo. Però se tu c'hai Pogba, Balotelli, Ibrahimovic, questa gente qui in qualche modo... insomma, l'anno scorso qualche cosina aveva fatto, poco in proporzione a quello che diceva fa lui. Quindi io non me la sento di pensare che l'anno scorso aveva fatto pure un corpo da super campione del mondo, che era quello di Emanuelson alla Roma. Un po' dimenticato, quello forse il che migliore era poi propedeutico della sua carriera. Manolas, lui l'ha fatto da intermediario, non è l'agente di Manolas. Però insomma, in qualità di agente è andato lì, si è preso la sua percentuale e se n'è andato. Però vuoi che Mino Raiola non ti stacca qualche cosa di importante dentro la fine del calcio mercato? Mimmo che non è... Ibrahimo c'è, Riccardino mio. Non ne ha mosso nessuno, Mimmo. Stavo guardando i suoi cavalli, diciamo. Quelli grandi proprio, di quelli grandi veri, nessuno. Pogba, Lukaku, Matuidi, Mkhitaryan. Anche lui sembrava sul procinto di poter passare magari al Bayern Monaco, niente. Ibrahimovic, Balotelli. Addirittura c'è Ignazio... Vabbè, Romero ha mosso... Vabbè, Romero però stiamo a parlare dei grandi giocatori, Romero non c'entra niente. Oh, hai dal Manchester! Allora ti dico una cosa, se faccio una domanda un po' paracula, lo metto prima. Un po' rudi? Chi è meglio, Szczęsny
o Romero? Szczęsny, ma che stai a scherzare? Ma gliela fa vedere la palla a Romero. Bimbo, però non ce l'ha Emanuelson nei suoi, eh? Lo sai, non ce l'ha messo. Non ce l'ha più, l'ha cacciato dopo lo zitto. E a Chioda? Mi dicevano che Abate ha rinnovato, per cui una percentuale ce l'ha presa. Sì, vabbè, ma... Sì. Cioè, tu capisci che lui sta a parlare di grandi affari, sì, sì. Come le molito spotte di euro, eh? Oglia. No, non ha mosso nessuno, sta guardando i nomi. Cioè, ieri si era mossa l'indiscrezione, secondo me lui avrebbe offerto Balotelli alla Lazio, non so se l'avete letta, sì, da qualche parte, sì, no? Sì. Con un prestito oneroso e stipendio al 70% pagato dal Liverpool. Quindi tu immagina quanta voglia ci abbia Stomo di sistemare un po' la faccenda, perché se Balotelli gli rimane un altro anno lì al Liverpool così, finiti i soldi, eh? Perlomeno con Balotelli sono finiti i soldi. Tant'è vero che c'è chi immancabilmente, puntualmente, trovate voi l'avverbio che più vi piace, mi continua a dire. Ma non è che poi alla fine gli buttano sotto Balotelli al Poro Sabatini? Io non mi risulta assolutamente. Però immagino, l'avevamo già detto anche l'altro giorno, che in qualche modo Raiola ci abbia provato, no? Perché anche, diciamo, uno dei compiti di un agente è quello di cercare di proporre. Però noi fermiamoci a Dzeko per il momento, Erika. Tu sei d'accordo? Sì. Quindi parliamo di Dzeko. Anche se io comunque sono convinto che fanno pure il terzino, Emmi. No, beh, ti pare che non lo fanno. Cioè, io mi preoccuperei molto se non lo facessero. Senti, Mimmo, sono stati, non so se te l'ho detto ieri, spero di no, sono stati giudicati i prezzi dei terzini da infarto. All'interno del settore della Roma? Nel mercato i prezzi dei terzini sinistri sono così. Quante ne sai, tutte le supposizioni, vabbè. Certo. È da infarto, però io ti faccio una domanda. Se non fosse un giocatore della Roma, quindi comunque sei un po' parte in causa te e molto parte in causa Sabatini, non ti verrebbe da dire che 30 milioni per Romagnoli è un prezzo da infarto? Da infarto, sì. Dai, Riccardo. No, perché a quel punto non so più quanto costerebbe Dzeko, sinceramente, dai. No, non puoi far paragone. Non lo puoi fare perché sennò Dzeko te costa il doppio dei Romagnoli. È evidente, no? È vero che c'è una differenza d'età importante a favore del giocatore oggi alla Roma, però è anche vero che uno fa il centravanti, ha fatto i gol, è una garanzia sotto quell'aspetto, l'altro è un ragazzo che ha fatto bene un campionato. Non vorrei dire, ma insomma, la Sampdoria, avete visto qualcosa ieri, no? Mamma mia. Io non so se... No, ma è una cosa... Mimmo, ha parlato Ferrero. Ho capito, ma... Ferrero aveva detto, fatemi sto regalo. Fatemi 4-0 per il mio compleanno. Infatti. Così andiamo là e non sapeva nemmeno come si chiama la città dove andrà a giocare la Sampdoria ritorno. No, Visada, non lo sapeva. Vabbè, col 4-0 stiamo tranquilli. È detto fatto, caro Gabriele. Detto fatto, ha detto Romagnoli non sarà stata la colonna della Sampdoria, insomma, che cosa una mano gli avrà data. Ha detto ora basta lasciarsi andare a dei gesti onanistici. Sì, abbiamo proprio edulcorato. Devono giocare a pallone. Se ci sarà bisogno di innesti, li farò perché sono qui per vincere. Ma voglio che questi ragazzi cambino mentalità. Ieri, l'unico nemico vero della Samp è stata la Samp. Però vedi, lui è furbo, mica lo dice in quanti anni. Esatto, poi devo dire un'altra cosa, secondo me va a finire questa storia, lo diciamo marginalmente perché comunque si tratta di calcio mercato, che la Sampdoria prenderà Cassano, sicuro, che Zenga non vuole Cassano, alle prime due partite che la Zenga sbaglia cacciano Zenga. E chi prendono? Vincenzo Montella, no, ex Samp. L'asticella è molto più alta per Montella. Attenti che c'è anche Walter Mazzarri, occhio, che sarebbe un ritorno. Esatatto, perché pure Montella in quanto giocatore, sì, però... No, ma Montella oramai pensa in grande, Mimmo. Lo so. Montella ha preso casa all'Axa. Ciao viva! Siamo che ha preso nell'estate del 99, Riccardo. Insieme con Seedorf, erano lui, Seedorf e Davids. Seedorf però c'era proprio le chiavi. No, volevo dirvi una cosa, facciamo un attimo un giochino, no? Sì. Facciamo, adesso è un giochino un po' anche abbastanza cattivo. Secondo voi chi è... O qual è l'allenatore che maggiormente rischia di essere il primo esonerato della stagione? Ci avete pensato? Beh, io l'ho detto in tempi non sospetti. Ho detto in tempi non sospetti. Chi, Zeman? No. Non so, Serie A. Però io non me lo ricordo, Riccardo, hai pazienza. Io ho detto la terza giornata Montella-Roma. Ah, cioè proprio Garcia dice che cacciano per primo? Sì, pareggio a Verona, sì.
Allora, pareggi a Verona, pareggi a Juve in casa, che fai? Succede? Che collano tutti a Garcia? Eh no, chissà, colla. Mandano via Dzeko. Fai sconfitta a Verona, sconfitta in casa con la Juventus. No, pareggio a Verona. E... posso dare una grattatina? Sì, certo, Mimmo. Poi vai a Siena Noi saremmo andati a parlare, tranne che... Pensiamo che mi scrivono. E te saresti quell'ottimista. No, Mimmo, senti. Paolo, che ne so. Mimmo, perdi col Verona, perdi in casa con... No, col Verona pareggi. Ascolta, poi vai a Siena e segnano Mexes e Rise e parte la rincorsa. Ti ricordo niente? Okay, sì, è bello. Sì, Morico. L'anno di Ranieri. Morico. Esattamente. Sì, però ricordati una cosa. Non devi mai dimenticare chi era il portiere del Siena, Chicco. Non te lo dimentica mai, eh. Il grande, grandissimo, cazzo. Classe 85. Non vede più lui che Palazzi, cazzo. Gianluca? Gianlucone. Gianluca, infatti io quest'anno vedo... Vabbè, ma lasciamo stare. Prima è svincolato Rise, comunque. A sinistra, oh. È pure Tonetto svincolato. Dani, quanti anni siamo? Quanti arrivati? Che c'entra che Tonetto è svincolato? Svincolato Rise, ha svincolato pure Tonetto. Tonetto però vedo che gioca senza... Però ti posso dire una cosa, sulla spiaggia è scarso forte, ma io mi tocca dirlo, Invece sull'erba. È forte. No, è scarso forte. Io pensavo che avevi detto che era forte. No, è scarso, sulla sabbia proprio... Che è forte. Chi è? Tonetto, forte. Sulla sabbia è scarso. Recupera, ricca. Se do sopporto, è vero che è forte. No, è scarso. È una pippa, vabbè. Benissimo. Immagina che sulla sabbia andava dopo forte. Dopo tre opportunità te posso dare più in sulla sabbia andava forte il Condor Agostini, Mimmo. Szczęsny vuole vincere. Grazie, arca. Attenzione. Come? Quasi. Poi Iago Falche, come è arrivata, la prima cosa ha detto voglio vincere, sto qui per vincere. Allora perché solo Pallotta è incazzato però, scusate? Ma Pallotta è incazzato, cioè no, incazzato un cazzaro, perché ha detto in 5 anni vincemo, famo, namo, dicemo. Io facevo. L'avevo dato un altro assist, eppure vabbè, non l'avevo. Oddio, mi te chiedo scusa, perdonami. No, fa niente. Riproveci un po'. No, lascia perdere, andiamo a litigare noi e te. Qualcuno che si possa sentire tirato un ballo. Non lo so. Avete già commentato le parole di De Rossi? Veramente, Mimmo, siccome non possiamo più, perché adesso qui infamoni, quindi disgraziatoni di Davide Rossi e Roma Radio, non ci permettono Davide più. Davide no, però magari. No, infamoni, non ci permettono più. Dice un po', No, io ho seguito, diciamo che c'è stata questa presentazione, che da domani il canale tematico della Roma sarà gratis per gli abbonati di Sky a determinati pacchetti. C'è stata questa presentazione e c'era Daniele De Rossi che ha detto alcune cose. Con la sua consueta lucidità ha detto che la Juventus continua ad essere la favorita per tutta una serie di motivi, perché è la squadra più forte, per quella che vince da più anni, anche se è comunque una squadra rinnovata, continua ad essere quella favorita, e che dietro c'è la Roma, perché la Roma continua ad essere la seconda forza del campionato e l'obiettivo ovviamente, questo lo dico io, non l'ha detto Daniele De Rossi, è quello di cercare di migliorare quel secondo posto, ma insomma le gerarchie, almeno a suo dire, c'è prima la Juventus e poi dopo ancora la Roma, cioè nel senso che io capisco che, come posso dire, si può anche cadere nel sensazionalismo spicciolo, diciamo così, quando tu vedi che ci sono squadre che hanno comprato 5-10 giocatori, che ne comprano uno ogni giorno e poi ci hanno voglia ancora di comprare, e mi riferisco alle due milanesi, però noi non ci dobbiamo dimenticare che poi le squadre non si improvvisano da un momento all'altro, se tu arrivi da una differenza punti notevole come era quella dello scorso anno fra la Roma e il Milan e l'Inter, insomma, prima di dire che l'Inter ha già scavalcato la Roma, prima di dire che il Milan ha già scavalcato la Roma, io in qualche modo ci penserei. Devo dire che, e questa è una cosa che ha detto anche De Rossi, quindi io copio lui, ma insomma l'avrei detta lo stesso, la squadra che più mi incuriosisce è il Napoli. È il Napoli perché, insomma, Sarri è uno che riesce a far giocare bene la squadra in difesa anche se non c'ha dei fenomeni. Il problema del Napoli nella stagione passata soprattutto era quello di non riuscire a difendere bene o comunque non riuscire a difendere come attaccava. Nel momento in cui Napoli dovesse riuscire a sistemarsi dietro, l'attacco ha dei giocatori che sono molto forti, quindi il Napoli potrebbe essere sì una, come posso dire, una pretendente al podio, diciamo così. Ma io metto il Napoli prima di Inter e di Milan, questo sicuramente, però la metto ancora un gradino dietro la Roma, a patto che, fammelo dire ricca, perché sennò fatto che la Roma riesca a portare a casa quei tre elementi di cui ha bisogno come il pane Rudy Garcia. Ma anche già così, voglio dire, no, la squadra c'è,
non so se è più forte o meno forte, non vorrei rifare il discorso dell'altra volta e poi qualcuno che si impicca e scrive le stupidaggini su Twitter, però comunque questa è una squadra che ha una struttura solida, una base importante, che deve essere però perfezionata, migliorata, completata attraverso gli acquisti che ha chiesto Rudy Garcia. Mimmo, io c'ho l'alternativa a Dzeko se non ci arriviamo. Vai con questa alternativa, dai. Marco Borriello. Ah, da, come? Scusa? Scusa, come? Riprova un po'. Marco Borriello. No, madonna, questa però proprio no, si è lasciata andare. Non è per me, è per Borriello. Eh no, ho capito, cioè, dai. Ma no a Borriello, a te, Gabriele. Dai, No, hai perso l'occasione per dire un nome di un calciatore. Allora perché non dici Gilardino? Perché Gilardino, Antonio Di Natale? Perché Gilardino c'è la Fiorentina sopra. Ah, ecco. No, il Carpi? Ma non sta su Borriello il Carpi? Sta lì, c'ha... Però, sai che c'è? Mentre sono possiamo... in 3-4, Borriello, Gilardino, Cerri, che adesso sta attualmente alla Juventus, e anche un altro di cui non mi ricordo. Però mentre possiamo fare uno sgambetto al Carpi... E non possiamo farlo alla Fiorentina, me. C'è già quell'altro problema lì con Salah. Non devi fare che gli facciano uno sgarbo per Gilardino. Ho capito. Dai. Ma tu proprio dei sgambetti devi parlare oggi, a sì? A parte gli scherzi. Dimmi, caro. Non so quale altra alternativa si possa andare a prendere, perché mi viene in mente solamente Giroud, ma poi chiedo perché l'Arsenal dovrebbe cedere Giroud. È una bottega molto cara quella dell'Arsenal, Anche perché Wenger ha detto posso comprare tutti. E tutto quello che voglio. Occhio, perché ha puntato Dzeko, lo sapete tutti, no? Sì. Quindi quella è una cosettina che noi non dobbiamo dimenticare. E il Cicerito abbiamo detto di no. Penso che io c'ho la sensazione dei nomi. De che, oh? Dell'Arsenal. Ma tu sei Berpare, qui ha detto sottovalutata. Gabbiadini. Sì, Gabbiadini. Gabbiadini, Gabbiadini gabbia tutti. Di prosciutti, no, vabbè. Cosa è una cosa dicendo? Chi c'è regia? Mr. Morris? No, c'è Martina. Chiudete il microfono di Riccardo quando dice queste cose, perché non è... Riccardo oggi è stato un po' un divago, andavo dalla sbroccata alla commozione alle battute. No, è stato un po' altalenante. Ti sento un po' basso, Gabriele, ti sento un po' basso. Mimmo, sono incollato al microfono. Sono un po' stanchino. Meglio. Non so perché, forse è una questione di voce. Sono un po' stanchino. Dicevo, oggi Riccardo è stato un po' un divago. Sì. Un divago? Sì, un po' altalenante. È passato tu gli permetti di dire queste cose? Lo so, il ragazzo si ha farà. Preso un po' di piede, ha preso un po' di confidence. Quindi dalla sbroccata alla commozione, alle battute divertenti. E alle sensazioni poi. E adesso però ci sta dando tutte notizie. Lui, ma quando... Ma Mimmo... Di Mimmo hai detto che l'Arsenal non vuole Dzeko. Questo hai detto te adesso. Questa è una grande notizia. No, io non l'ho detto. L'hai detto. E allora ti ha detto che vai a Florenza. No. Siete proprio carini. Ma continuiamo a parlare di Salah, di Dzeko. Continuiamo. Salah sta là. Aspetta, fammi dire una cosa, Riccardo, perché poi mi scordo. Hai presente l'ultima partita che ha giocato la Roma lì in Australia? Dov'era? Sì. All'International Cup, eccetera, eccetera. Che cosa ti è rimasto in mente, di quella partita più di ogni altra cosa? Chiedimela a me. Allora, posso? Mimmo, che cosa ti è rimasto in mente più dell'ultima partita contro il Manchester City a Roma? Beh, a me è rimasto molto in mente quel simpatico passaggio all'indietro di Cole, che ha favorito la seconda rete di Iheanacho. Dillo un po' a te, Gabriele, che sei bravo. Iheanacho. È quello là, esattamente. Ecco, volevo dirti, ogni volta che penso a quello, penso che quello oggi è il terzino titolare della Roma. Riccardo, ti invito a fare una riflessione con me. Quello è il terzino. Ora non stiamo a parlare di Salah, stiamo a parlare di Dzeko. E ci dimentichiamo che a terzino Sinatra c'è Ashley Cole, che ha detto qui a Roma sono un uccello libero, perché posso andare in discoteca a ballare, nessuno mi dice niente. Capito, Riccardo? Che notizie c'ha in merito all'esterno sinistro? C'ho la sensazione che fa il terzino sinistro. Sì, ho capito, questo c'ho pure io, sta sensazione. Ma c'ho la sensazione che i prezzi sono da infarto, tocca trovare il prezzo buono. Benissimo, poi quindi chi piamo? Castellini? Lo ricordi Castellini? Io penso che alla fine i nomi sono paro.
Son Paro. E mi viene da pensare, anche perché però c'è da... chi è? Con chi gioca? Dimmi. No, Son Paro, un disparo. Righetti aveva detto attenzione alla France 20 giorni fa. Alla France, Digne, Masuaku, Kurzawa, Io dico che il pizzettaro, quello di Ceprano, come, de dove era? De dove? Il pizzettaro di Harlem. De Harlem. Mino Raiola. Guarda Sippedigne. Vabbè, lascia stare. Voglio... Guarda Sippedigne. Sippedigne. Ma quante ne sei ricca. Quanto è dignoso, Pensa. Quante ne sei ricca. Complimenti. No, però volevo fare una domanda. Adesso stavo facendo. Niente. Chi è lì? No, è... Ma è il tuo? Ma che è il mio? Simpatizzante. Devo dire una cosa. Qual è il giocatore più scarso che recentemente avete visto indossare la maglia da Roma? Non mi puntate a fare questa domanda è riferimento a Paolo Castellini. Ve lo ricordate, no? Sì. E il portiere, il Giaguaro? Ma che... Dai, sto scherzando! No, no. Oh, ma allora, dalla regia era Luciano. Il microfono. Qui andiamo avanti così tutto il giorno, però io ve lo dico. Il giocatore più scarso degli ultimi 10 anni? Facciamo? Beh, insomma, 10, 20. 15, fate voi. A livello tipo Castellini, questi qui. Paolo Poggi, che ne so, Marazzina. Willenson. No, Willenson no. Dai, non era scarsissimo, no. Willenson. Dai. Al confronto, no. Willenson al confronto. Borini. Era un campione d'Europa. Borini, ma che cosa? Che Borini. Ma Borini ha fatto gol come Osvaldo. Ma che dite? Abel Xavier? Beh sì. Oddio, Abel Xavier. Kufur? No, Kufur nazionale. Poraccio. Spolli? Ma Spolli ha giocato... A che gli vuoi dire? Ha giocato una partita. Ha giocato, ha giocato. Cose Angel? Sì. E il portiere Coico Cea? Sì. Sì, ma quanti hanno, ma quante grandissime seghe hanno giocato con la maglia da Roma? Anche solo una volta. Quante? Ditemi voi, ditemene un'altra subito al volo di questi grandissimi pipponi. Rosi? Vabbè, allora però dai. Allora, Ugaga, so. Fati. Fati che fine ha fatto? Adriano? No, Adriano no. Dai. Adriano no, 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 Adriano non ha mai giocato. No, non era una sega. Basso, sei amico tuo, Riccardi, che a Bologna volevi ammazzare che mano tue. Lo so, però ha fatto il gol contro il Sassuolo. Gol numero 2000 della Roma, mi ricordo. Al 95esimo 2-0. La palla di Totti. Era già chiusa da 20 minuti. Totti? Taddei recupera palla. Taddei in scivolata, recupera la palla e Totti lo fa involare. Sì, fa involare, ha dato una palletta che la dai pure te ancora nonostante diciamo non a me più. Si ma dai sui piedi da ridò e mi te lo dico io pure, ma a me pure se la dai in mano io da ridò perché sono una persona corretta, non mi approfitto di niente, non voglio niente, quello che è tuo, quello che è mio, quindi oddio mio. Poi sì, ditemene un altro proprio del grandissimo pippone, mi sa che Jose Angel rimane nella storia per me. Giulio Sergio? No, Giulio Sergio no. Ammazza Giulio Sergio no. Giulio Sergio era un goleiro da quasi campione. Giulio Sergio era Giulio Culone, voi ricordate? C'aveva il bacino un po' spostato, quanta, sai? Quanta gente ha preso quel palo alla sinistra di Giulio, alla destra di Giulio Sergio? Quanta gente l'ha... Meglio nasce fortunati che ricchi, date meretta. C'è solo pali. Ma questo è vero, però era fortunato, non bravo. Quindi va bene, va. Nel però rischiava di diventare campione d'Italia, Sì, lo so, pensa te. Ma poi da eroe. Da eroe. Non c'è mai proprio, come posso dire, una giustificazione illogica in queste cose, perché... Cioè, dopo Masetti, dopo Tancredi, dopo Antonioli. Antonioli, Giulio Sergio, mi sembra. Insomma, ma lì no? Poi c'era anche Arthur, che poi ha vinto tutto. Arthur ha anche chiamato Superman, perché quando si tuffava era via più veloce della luce. Che ricordo. Bel ciuffo che c'hai, Arthur. Oh, comunque poi è diventato il portiere del Benfica per del quanto Benfica tempo. Braga. Adesso è andato via però dal dove stava l'ultimo campionato che era al Benfica, o dico una stupidaggine, è andato via dal Benfica. Mimmo, Benfica, giusto? Ma Mimmo, quando vinse, allora, quando vinse l'Europa League, ha dedicato al Braga, però. Lui andò al Braga, che poi si è sbragato. Ma rischiò di vincere. Non so, mi ricordo se l'ha vinto o rischiava di vincerla. E disse delle cose molto carine contro per la Roma. Tipo, là m'hanno messo su tutti i cosi, non m'hanno capito. Ma guarda, che i portieri sono sempre da prendere un po' così, perché ieri Svezkauskas, no? Sì. È stato ceduto all'Asco, ha detto devo tutta la mia carriera a Guidonanni. E ho detto certo, apposta ho capito perché giochi all'Asco, perché no gioca in Serie A, quindi... Ma tu dici mi che... Quindi le dichiarazioni dei portieri vanno sempre prese un po' così col beneficio d'inventario, dai. Ma Ami, tu dici che... Che dico? Non ho detto niente, ho detto quello che ha detto Svezkauskas. No, è il preparatore. Secondo me è meglio. Non so, De Santi ha dei piedi fucilati, io penso che...
Vabbè, lì il preparatore può fa poco, si c'è i piedi. Come se vai chiale? Scusate, che preparatore è? E come allenarsi i piedi? Ma i piedi o ce l'hai o non ce l'hai? Ma che te vengono? Scesine, come ce l'hai i piedi? Buoni, pure lui. Buoni, c'ha 2,44 una buoni, cosa. Mimmo ci... Magnum. Sì, ci dicono Zariné. Chi ne ha fatto resta a me. Zariné, ma la Zariné non ha mai giocato. Zariné non... Adesso poi magari Amprivede racconta un po' di cose, ma insomma. No. Pit. Pit fa il cross per Ogaga, colpo di tacco, gol. Zamblera? Pure quello, poraccio. Cioè. Lobont? Beh, Lobont che ci deve andare 10 anni indietro. Che ha mai preso la Roma, oh. Ma che stiamo a scherzare? Martinez, Giulio Baccista? Martinez, no, la bestia. Martinez non ha mai giocato. Se sa, ha detto Sissigno? Ammazza, in 10.000 eravamo. Ho capito, però mi eravate sbagliato il giorno, però. Perché è arrivato... Il cognato del povero Mortadella quel giorno. Mannaggia la miseria, l'ha obbligato Mimmo, a toccare al cognato. Non c'è segreto. Mimmo, ti ricordi, cognato, sì. Ti ricordi il passaggio di... cognato, lui ogni volta che diceva tu che sei, sono il cognato di Fabrizio. Ma era impaurito, lo diceva perché se il Mortadella aveva minacciato. Mimmo, ti ricordi il passaggio di Totti per Julio Baptista contro l'Arsenal? Perché non mi parli del gol rovesciato a Torino? Aspetta, perché non mi parli del colpo di testa al derby? La punizione contro la Samp. Ma dato gol che si segna a Bologna al 90. Bello, bello. Sì, però, no, però dicevo, di Totti dà una palla da paura. Ma lui capo che andava esultato tutta la curva, si segna quasi. Lui sviene lì, Julio Baptista muore. Negli spogliatoi, diciamo che in maniera molto carina, gli fanno notare il fatto che probabilmente erano usciti per colpa sua. E lui si gira verso Totti e gli dice: me l'ha data lunga la palla. Ah, certo. E Totti l'ha presa molto bene. A proposito, comunque non abbiamo stabilito comunque il più grosso pippone degli ultimi tempi. A proposito di autoreti, ne ricordo una meravigliosa di Silvano Benedetti su calcio d'angolo. Cioè, angolo, lui va a rinviare, la prende di esterno e se la mette sotto il 7 suo, con Cervone che lo guarda. Beh, però, scusami, se dobbiamo parlare di autoreti, credo che imbattibile, imbattuto, mai sarà eguagliato come così a Roma-Cagliari. Io non avevo capito che era entrata la palla. Quello non è dalla Tevere, non l'avevo capito. Ma non è autogol. Quello, quello non è autogol, Mimmo. Quello è proprio gol suo. Ci ha proprio fatto gol. Appunto, poi la cosa bella e triste che mi ha fatto ancora. Cioè, penso oggi mi si ghiaccia la schiena. Che mette la palla per batterla. Esatto, lui la rimette la puntata a favore suo. Ma la butti dentro la porta dove e batta la puntata? Perché lui pensava che il cross di Avelar. Il cross di Avelar era uscito. Sì, vabbè, pensavo. Comunque sia, poi lo ha fatto rientrare lui perché c'era questo potere. Più quella o più Skorupski che la Fiorentina, mi? No, quella. 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 Cioè, sono due belle cagate, Dai, belle... Mimmo, non siamo mica di, però. Non... Ma quella, Mimmo, no. Perché la palla non va manco verso la porta, cioè va proprio da un'altra parte. Se c'è una sedia lì. Skorupski, Gabriele? No, quella di Kvaratskhelia. Guarda che è un bel match, però. Ti dico, se lì c'è una sedia al posto di Kvaratskhelia, la palla, il cross va dritto e finisce il fallo laterale, capito? Certo. Invece se c'è una sedia al posto di Skorupski è cazzo l'angolo della Fiorentina. Esattamente. E allora, siamo esattamente. Là. Esattamente. Siamo lì, sono due belle guagliotte. L'ho visto Skorupski in allenamento a Empoli, sa come Anna, proprio, evidentemente. Ma dopo 2 anni di Roma, 2 o 3 anni di Roma, no, ma dove vai la Roma ci crede fortemente. E non zucchero. Sì, sì. Nanni ci crede tantissimo. Ho capito, Beh, ma giù, Una volta feci, Mimmo, un'intervista a Rosi. Vabbè, comunque, stiamo a fare di tutto per non parlare di mercato. No, Mimmo, io invece c'avevo la domanda pronta. Tranne alla... signori Angelini che ci ha tutte le notizie. Te venni Romagnoli, giusto? Perché te lo venni? Io non lo venno, lo venno a Roma. Non c'è però, mo' me vuoi accollare pure questa. E chi pi? Chi pi? Dai, forza, chi pi? Fatte conto. Paolone, chi pi? Occhi a Toloi, che è sempre buono. Beh, sì, allora ti posso dire una cosa. Fai 30 con Romagnoli più Toloi, io ci sto. Con 30 sto. E Toloi non è male, lo sai. 30 per Romagnoli, mi pido Loi, dimmi Toloi, poi Tolaste e l'Itolorano, dimmi Toloi e ti dirò. Tra l'altro anche comunitario. Sei. Sì, esattamente. O paghi 5 milioni. Sennò ti riprendi Guglielmo Burdizzo, un'altra bella pipa che è transitata da queste parti. Cioè, non è bastato che è costato 8 milioni il fratello. No. Il fratello che non era questo grande fenomeno, vogliamo dire. No, dai, ma adesso ce la veniamo pure col bandito. Mo mi dici che Burdizzo era un buon giocatore? Dai, fai il prestito senza fissare il riscatto. Ma tu dai. Hai mai visto giocare a Walter Samuele, Gabriele? Mannaggia. Allora, se Burdizzo è un buon giocatore, Samuele chi è? Campione del mondo. E che a noi ci piacciono 10 anni di seguito. A noi ci piacciono questi così con la garra, Mimmo.
Ma chi sono? Coburdisso c'ha i piedi ai montati al contrario. Mamma mia. A Milano cantava nel Coburdisso e rigore fisso. Ha piccato più partite lui che Rise quasi. Incredibile. Rise ne ha piccate parecchie. Poi però fa gol a Torino, ma vomiti. Mica solo quello, al volo controllato l'altro. Rise fa due diagonali che non c'entra niente. Due palloni a Roma Sampdoria, andate per ripetere i gol. Paolone, chi piamo? Mimmo Barusso. Su Barusso ci avrete raccontato delle cose. Nascosto dentro la macchina. Vedevo svelare un piccolo vetroscena. Barusso, ogni allenamento, chiedeva al fotografo ufficiale da Roma di fare una foto appena gli si avvicinava a Totti. Il capitano faceva un esercizio con Totti, una partita con Totti, perché lui voleva questa cosa, perché dice: io così posso dimostrare a tutto il mondo che ho giocato con Totti, capito? Ma non è possibile. Pensa a sto povero ragazzo che avevamo fatto passare per un fenomeno quando è arrivato, te lo ricordi? Però se la cosa più bella legata a questo ragazzo è che lui stava a Trigoria a firmare il contratto, nascosto nel vano di dietro di un sub, coperto. E venne rintracciato da qualche giornalista che gli chiedeva che fine avesse fatto, se era vero che stava venendo alla Roma, e lui da dentro la macchina all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini in Roma, lui disse: no, io sto a Rimini, qui sto al mare, non c'è nessun tipo di problema. Ma venne beccato immediatamente poi da quelli che stavano lì, fece una figura non proprio carina, perché aveva appena detto che stava a Rimini, invece poi è uscito dal cancellone verde di Trigoria, ecco il like del Barusso. E lì noi però, caro Riccardo, già dovevamo capire qualche cosa, siamo stati pronti. Amici, sta il serpentone della prestigiosa Sky. Sì. Che dice: continua la trattativa da Roma per Digne. Per Digne? Digne. Ma per Digne, ma allora per Digne, ma che ne vuoi fare? Digne è un nome che forse è il primo nome che è uscito per la fascia sinistra accostata alla Roma. Ricordo che il prestigioso Messaggero l'ha scritto almeno 3 mesi fa. Questo lo dico perché poi dopo non è che sto qui a fare. Sky c'è là un pochettino, sta cosa che se si accolla e... Abbiamo detto noi. Questo è un po' il leitmotiv del suo calciomercato: è la parola chiave plusvalenza e la frase chiave è: non l'avevamo detto. Sì. Okay? Perché la bravura di un giornalista che si occupa di calciomercato è quella di anticipare le notizie. No? Poi, se tu non l'hai anticipata, però poi dici: è come avevamo detto, magari qualcuno ci casca. Insomma, tu sei Riccardo, che questo è anche uno strumento radiofonico, no? Voglio sì, dire, sì, non sì, l'abbiamo sì, detto, che tu lo ricordi, non era vero, però. Però è qualcuno magari in bocca che qualcuno l'avesse detta veramente quella cosa, no? E questo è un vecchio trucco. Vecchio trucco, e va molto di moda, perché lo ripeto, l'audience si acquisisce quando tu riesci a dare le notizie. Io credo, lo ripeto, senza che nessuno se ne abbia male, io ritengo che Sky abbia quello che è il miglior giornalista di calciomercato, che è Di Marzio. Credo che sia veramente bravo, cioè uno che, come si dice quando tu parli di un portiere, no? Cioè, il portiere bravo è quello che sbaglia meno degli altri, non è quello che non sbaglia mai. Magari anche lui e il suo gruppo avranno talvolta non azzeccato in pieno una notizia, ma insomma sono più quelle, nettamente sono le più quelle che hanno preso, ma non sulla Roma, su tutte le squadre, rispetto a quelle che invece non hanno preso. Quindi quello di sta a dire che è uno bravo, che ha i contatti giusti, che talvolta i procuratori hanno anche piacere a raccontargli le cose, i direttori sportivi hanno piacere a raccontargli le cose, perché... come sappiamo, in questo ambiente di calciomercato si vive anche di mezze bucine tattiche, no? Perché magari si dice: la Roma sta, facciamo esempio la Roma, dai, la Roma sta su quel giocatore, tutti si buttano su quel giocatore, mentre invece in realtà sta su un altro. Allora il giornalista, se becca la notizia, l'indiscrezione, la soffiata da parte del direttore sportivo, la valuta, può essere una cosa fattibile, credibile, e di conseguenza la dà. Poi magari a gioco lungo si accorge che invece eri stato soltanto, diciamo, in qualche modo, tra virgolette, sfruttato per poter operare da un'altra parte. Però sono cose che si fanno. L'unico ricca che mi sembra che non ci abbia stato sei te, perché tu c'hai proprio le notizie. Ma te, ma quando mai? Non ho mai preso una cosa io. Tutto quello che dico, ma quando... Ma quando mai? Allora oggi è dato durante il mio collegamento, diciamo, ti ringrazio dello spazio che ti dedico. Hai detto che Wenger non vuole Dzeko. No. Sì, l'hai detto. Gabriele? Testimone, Mimmo. E tu hai detto che non vuoi Florenzi. No, questo Mimmo non l'ha mai detto. Siamo una squadra. Non è una notizia. Una radio è una squadra. Notizia. No. È un'indiscrezione. E comunque sia, se a Roma sta a cercare di prendere Bruno Perez, magari non sono tanto convinti nemmeno loro di poter dare la maglia del dolore a Florenzi d'esterno destro. Ma scusa.
Ma tu pensi che la Roma stia facendo Bruno Perez a 15 milioni? No, però c'è un simpatico discorso avviato con Destro. E ti spiego anche come funzionano le cose, come potrebbero funzionare. Più valutazione dai a più Bruno Perez e più la dai a Destro. Se tu ci pensi, se tu fai uno scambio alla pari fra i due giocatori, dice Perez mi costa 15, sì, però allora pure Destro vale 15. E se la Roma, se per la Roma riesce a mollare a Destro a 15, è un grande colpo. Ma un attaccante deve costare sempre di più di un esterno, però ultimamente mi sembra che... Amici, a Roma pia Perez, io me la dalle categorie. Perché? No, dai, fuori o dentro? metà. A te te fanno entrare, Riccardi. Magari fosse dai, vero. O sai quanto mi manca Trigoria? Saranno 12 anni che vado a Trigoria io. Solo? A me sono 12 anni che non mi fanno entrambi. No, mi pare che l'ultima volta dopo Roma-Arsenal, quella dei rigori. Quella dei pesci? Quella della festa. Mimmo, ma con questo tempo, no, così un po' nuvoloso oggi, sì, ma Saliula Sissi si sarebbe allenato? Ma che vuol dire? Bisogna capire tutto come stava, non tanto fisicamente, ma dei cervello. Ecco. Perché quello mi sembra... La Sissi, quando pioveva, non scendeva... Tu sai che lui è stato il primo giocatore della Costa d'Avorio ad arrivare nella storia alla Roma, no? Sì. Il secondo è stato Guamì, e il terzo invece ha preso questo fenomeno. Dumbia, Vedo fai i complimenti, ci veramente. Ci ha portato il Champions, Mimmo. Questa pure la porti fino... dietro come... Dumbia te lo porti dietro come la Coppa Italia. Pure nati a piallo, ragazzi. Ci ha trascinato il Champions. La cosa che a me mi fa cappottare la pelle, sai qual è, Ricca? C'è il direttore generale del CSKA a Mosca e dice faremo di tutto per riportare Dumbia a Mosca. Dice, hai visto mai che io rivennemo poi? Ma io sono preoccupato per questo ragazzo, che gli vanno fa a Mosca? Ami, guarda che nena pippa. Ti posso dire? No, nena pippa. Io sono anche un po' arrabbiato con Mapuia anche ambigua. Senti che ti dico. Perché se lui la palla non la tocca di testa lì al derby. Fa gol Dumbia. E ti avrebbe fatto vincere a te la classifica. 3 gol. Gabriele, lo sai che ti dico? Hai capito senza che te l'ho detto. Sì, io ho capito. Mimmo, fatte conto. Va bene, Mimmo. Fatte conto che la luce si spegnò. Sì. Ci sentiamo domani. Ciao, Mimmo. Sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao.